insicurezza generata dall'invasione da parte della Russia dell'Ucraina fa sì che paesi che storicamente non avevano mai sentito né il fascino né il bisogno dell'Alleanza Atlantica ne scoprono l'utilità per la propria sicurezza. I tempi di adesione per la Svezia e la Finlandia sembrano molto brevi. Sono due paesi che non devono fare sforzi per adeguarsi agli standard della NATO, che di per sé li rispettano già praticamente tutti. E la Finlandia ha già sperimentato in passato la pericolosità di avere una frontiera così lunga con quella che allora era l'Unione Sovietica. Quindi la marcia di avvicinamento alla NATO potrebbe anche risolversi entro l'estate. Ma come potrebbe reagire Putin all'ulteriore allargamento della NATO? Lo vivrebbe senz'altro come una ulteriore sfida e provocazione, però l'appartenenza di questi due paesi alla sfera occidentale non è mai stata in discussione, quindi sarebbe percepita meno come un'intrusione o un'aggressione che non l'adesione alla NATO di paesi dell'ex Unione Sovietica. Daniela Orsello, GR1.